Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi faccio una passeggiata nella mia officina. Dopo qualche mese di lavori, aggiornamenti, predisposizioni, spostamenti, diciamo che ha un aspetto definitivo o comunque definitivo al 90%. Ora vi mostro un po' come mi sono organizzato. La spesa è stata bassissima perché sono tutti quanti mobili e scaffalature da recupero, quindi un po' trovate in giro. Infatti, i colori non sono tutti uguali. Non è niente di, diciamo, organizzato da un architetto o un progettista industriale, però per i miei hobby va benissimo e devo dire la verità, molto funzionale. Ora vi mostro un po' qual è la disposizione, gli attrezzi, perché li ho messi in un posto, perché li ho messi in un altro posto. Magari tornerà utile a qualcuno di voi che sta riorganizzando il garage e vuole dare una sistemata in modo da rendere più funzionale il suo ambiente hobbistico. Bene amici, partiamo dal lato sinistro. Questo qui è il banco dove lavoro per la maggior parte delle volte, da dove vedete realizzare i miei video. La morsa, subito a portata di mano, i martelli di diverse misure, perché comunque nella maggior parte dei casi lavoriamo col martello sulla morsa. Banco industriale, a fianco la saldatrice, ve la mostro, la Elvi, la saldatrice, da quest'altra parte il compressore con l'avvolgitubo. Se qualcuno è interessato a questo tipo di avvolgitubo, l'ho acquistato all'Optimax. Non è male, devo dire la verità. C'ha qualche pecca, poi se qualcuno è curioso può chiedermi nei commenti di fare un video specifico su come va montato e com'è. Continuiamo la nostra visita. Qui abbiamo i due cassettoni. Qui abbiamo tutti quanti gli attrezzi che di primo uso: pinze, pinze a scatto, pinze a pressione, chiave, le chiavi più usate, la 13, la 14, la 10, la 11, la 8. Ovviamente vedete, non so, sono tutte quante di recupero, buttate qui dentro in modo che se serve una chiave velocemente ce l'abbiamo subito qui. Qui abbiamo cacciaviti, taglierino, forbice. Qui abbiamo una forbice spuntata, quindi diciamo che è un po' il pozzo dei desideri. Ed ho buttato tutto qui. Abbiamo già qui un seghetto, ma ne abbiamo anche altri di là. La calamita che serve sempre a portata di mano, una spazzola a portata di mano, pinza a pappagallo, metri e WD-40. Diciamo che questo è il cassetto dove si va ad attingere per qualsiasi lavorazione senza andare a cercare gli attrezzi in giro. Nel secondo cassetto abbiamo i martelli e le forme per battilamiera e alcune chiavi di superflue, diciamo, in più che ho stivato qua dentro, più tutti quanti gli attrezzi ad aria che vanno usati con il compressore. Qui sullo scaffale ho lasciato lo spazio un po' per tutto, a parte vecchi ricordi che mi hanno portato dalla Spagna. Abbiamo un aerografo, comunque particolari che servono molto spesso, i diluenti per pulire e sgrassare prima delle verniciature, bombolette di vernice, le ho messe tutte quante qui, altri soprammobili, come anche strumenti di misura. Abbiamo il calibro, un compasso, una squadra, righello in acciaio, pennarelli, penne, due morsetti, la lampada che avevo censito, che avevo mostrato già negli altri video. E poi abbiamo diversi spray come WD-40, l'antiadesivo per saldare, la colla spray, insomma tutto quello che occorre più spesso, compreso queste due fighissime calamite. Io ce le ho della Vigor, ma le trovate anche di altre marche. Queste qui servono tantissimo per saldare, per tenere fermi i pezzi. Abbiamo 45 gradi, 90 gradi, possiamo usare anche il foro centrale, sono uno spettacolo. Nella parte inferiore abbiamo diversi tubi che uso come leve sia per svitare chiavi a T fisse,
che è come leva per il click, e poi abbiamo il cassetto delle protezioni che sono sempre a portata di mano: occhiali, guanti in gomma, guanti di cuoio, mascherine, cuffie e tutto il resto. Le prolunghe, nel caso in cui l'impianto elettrico non vi permette di attingere alla corrente del garage, qui abbiamo stracci puliti e un set per la pulizia e nastri adesivi di vario tipo. Da quest'altra parte ho da poco spostato uno scaffale che nei primi video vedevate lì tra la bandiera e l'altro scaffale, l'ho ridotto, tagliato e messo qui. Qui lo uso per la minuteria. Non mi ricordo che in qualche video parlavo di questi contenitori per il gelato, dico la verità, sono utilissimi, gelato buonissimo, è il mio preferito, e poi dopo li sfrutto per contenitori. La figata della scatola trasparente è che, a parte non c'è bisogno di scrivere all'esterno se siano M6 o dei dadi e bulloni M8, ma soprattutto già potete vedere, intravedere quale sia il bullone che vi serve, senza doverlo svuotare tutto quanto sul tavolo e poi rimettere tutto a posto. Quindi qui abbiamo tutta la minuteria per quanto riguarda i bulloni e le viti. Qui abbiamo un comparto elettrico, qui abbiamo fusibili, guaine termorestringenti, lampadine, qui abbiamo diverso materiale elettrico come interruttori e quant'altro. La scatola, qui abbiamo delle guarnizioni degli O-ring presi al Lidl, che sconsiglio di usare su motori perché sono puramente estetici. E poi qui abbiamo ancora minuteria di più particolare, come tutte le brue e torx con teste particolari, inox varie, qui sono sia in pollici che in metriche. Qui sotto abbiamo viti varie, che sono autofilettanti, comunque viti con passo più largo. Materiale elettrico, anche qui abbiamo interruttorini, portafusibili, tutto quello che può servire per fare modifiche di fendinebbie e quant'altro. E qui abbiamo i set per i carburatori, ciclere, galleggianti, spinette coniche e quant'altro. Qui sotto abbiamo due comodissimi contenitori trasparenti, dove lì c'è un diversi kit, anzi, per la lucidatura dei metalli, e qui sotto sempre materiale elettrico. E poi qui abbiamo un po' di attrezzi vari, lì c'è la cassettina degli estrattori, qui c'è un altro estrattore comodissimo ad arco, questo qui per crociere, testine e tutto quello che di solito riguarda le trasmissioni, agrotrasmissione, testine auto, che mettiamo a posto. Il nostro giro continua con questa scaffalatura industriale, che ormai non si trova più perché così robuste non le fanno più. Allora qui abbiamo un po' di tutto, soprattutto quello che riguarda il tornio, che è qui vicino, in modo che posso lavorare sempre in questa zona senza andarmi a cercare gli attrezzi in giro per l'officina. Qui abbiamo per esempio diverse flange sostituite o per errore buttate qui dentro. Qui abbiamo porzioni di tubo, qui abbiamo tappi d'alluminio, questo ancora staffe di alluminio, tutto quello che riguarda lo staffaggio d'alluminio. Qui abbiamo i pieni di alluminio, plastica e PVC e teflon, acciaio, ottone, inox e di nuovo tubi vuoti d'alluminio. Qui sotto abbiamo invece diversi diametri di acciaio. Porzioni più lunghe le ho lasciate qui sotto perché comunque andavano solo a dar fastidio lì dentro. Qui abbiamo il tornio con tutta quanta l'attrezzatura per lavorarci. Qui ho appeso diversi strumenti di misura, il portafiliere femmina, il portafiliere maschio, un martellino che serve sempre, un portafiliere maschio a cricchetta, una pinza sempre utilissima. Qui abbiamo tutto quello che serve per la lubrificazione e le griffe, che non mi ricordavo, sono dovuto andare a guardare come si chiamavano, le griffe da esterno. E qui quello che diciamo serve di solito, questo qui non c'era sul BV20, in un altro video vi ho fatto vedere alcune modifiche che ho apportato a questo BV20, gli ho avvitato su questo piatto d'alluminio per poter lasciare tutte quante le chiavi di manovra che utilizzo più spesso per il tornio. Qui sotto ancora ci sono altri cassetti con strumenti di misura, le placchette, e qui le ho suddivise, questo è un vecchio coperchio di plastica, l'ho suddivise per, ora non so, ecco qui, placchette in inox, placchette per ferro, placchette alluminio e ghisa, in modo che ogni volta che smonto e rimonto le placchette posso metterle nella loro posizione e non perdermele e non confonderle.
qui abbiamo altre chiavi per il tornio e qui abbiamo ingranaggi per le filettature in pollice o metriche. Come vedete è tutto a portata di mano. Qui su ho altra roba cinese o polacca, quello che sia. Qui ho filiere, frese, maschi per filettatura, altri due utensili che mi sono autocostruito. Questo è un porta filiera femmina piccolo, questo qua è un porta filiera femmina grande. E qui abbiamo tutte quante le punte, le frese che utilizzo di solito per lavorare col tornio. Qui sullo scaffale invece ci sono tutti gli oli, i lubrificanti e i grassi che uso per i miei lavoretti. Continuando c'è il trapano a colonna cinesissimo, ieri infatti si è spaccato il fine corsa, lo devo togliere. 85 euro, e devo dire la verità è comunque utilissimo perché abbiamo uno strumento, un attrezzo fisso che ci permette di cambiare al volo la punta e fare dei fori precisi a 75-80%. Se dobbiamo fare micro meccanica non va assolutamente bene perché ha gioco, però se dobbiamo fare lavoretti da hobbistica, avere un trapano che ci fora a 90 gradi subito senza dover mettere dime e squadre è l'ideale. Per quello che costa è davvero poco. Qui abbiamo Parkside PSBS 240B2, anche questa utilissima, non è molto potente. I nastri li troviamo un po' dappertutto, dalle Leroy Merlin, comunque tutti i negozi di hobbistica. Qui abbiamo una cassettiera con carte abrasive, accessori, trapano, flex, frese e altri attrezzi, gomma varia, anche qui abbiamo altra gomma, guarnizioni varie e gli altri cassetti sono vuoti. Qui sotto ho fatto una mensola per appoggiare tutti quanti gli elettroutensili. Trapano, flex, vitatore, c'è un po' di tutto, seghetto alternativo, una rotorbitale, e lì sotto c'è un utilissimo kit a pistone idraulico da carrozziere per tirare fuori le botte. Uno dei miei attrezzi preferiti che ho modificato da poco finalmente è questa Femi. Riesce a tagliare fino a 120 mm di diametro ed è una classicissima sega a nastro. La modifica che ho fatto è di accorciare il braccio per manovrare la sega a nastro e questo piano in acciaio. Eccolo qui. Questo piano in acciaio con questo taglio mi permette di poter adoperare questa sega anche in questo modo, così risparmiamo spazio, non dobbiamo comprare altri utensili e la uso come frema sega a nastro verticale. È utilissima soprattutto se dobbiamo tagliare legno, alluminio o comunque materiali morbidi e dargli delle forme, perché anche se la sega è un po' larga il seghetto, riusciamo comunque ad accennare delle curve, riusciamo a smussare degli angoli. La ritengo una modifica utilissima. Poi nel caso in cui non dovesse servirci, questa qui la togliamo, va a finire sotto, riabbassiamo la sega e la usiamo come la classica sega a nastro. Il nostro giro turistico ora passa questo carrello. Ora con la mio garage riesco a posizionarli decentemente un po' dappertutto, però prima dovevo tenerli così alla rinfusa. Li ho suddivisi, qui abbiamo un po' di minuterie, soprattutto controlli elettrici tipo batterie, gli ugelli per saldare, la pistola per la temperatura, ed un paio di tester. Poi nel secondo scompartimento abbiamo le chiavi metriche. 3/8, si utilizzano bussole un po' più strette, si riesce ad arrivare meglio in tutti i posti. E devo dire la verità, come resistenza è molto elevata.
Gli americani usano tantissimo i 3/8, il mezzo pollice, l'attacco mezzo pollice lo usano soprattutto per gomme e smontagomme, da quello che ho potuto notare nelle officine americane. Questo qui è l'attacco 1/4, piccolissimo. Lo utilizzo poco, soprattutto che le cricket sono molto delicate. Qui abbiamo diverse chiavi fisse. Queste qui sono davvero utili. Sono delle cricchette dove non si riesce ad arrivare con una bussola, riusciamo con queste cricchette qui. Queste qui non hanno la levettina per girare se in modo sinistrorso o destrorso, ma basta girare la chiave. Queste qui sono cinesi. Se invece andiamo su qualcosa di marca, abbiamo questa che è una 13, l'ho comprata perché comunque la 13 è una delle più usate. Qui abbiamo la nostra levettina ed è anche dissassata, cioè è anche piegata in modo da riuscirla a sfruttare anche su superfici piane. Passiamo al cassetto dei cacciaviti e scalpelli vari, tutte le pinze Seeger, pinza becco, cagna, pinza classica, e qui abbiamo le chiavi in pollici. C'è un po' di disordine, però diciamo che c'è tutto. 1/4, mezzo pollice. Qui posso lavorare anche con i 3/8. Ho questa comodissima chiave a T che riesco ad adoperare con le bussole 3/8. Perché ho scelto questo? Perché invece di riempire il carrello di la 7/16, la mezzo pollice, dalla 9/16, che cosa ho fatto? Ho preso una T con un quadro da 3/8 e riesco a usare tutte quante le bussole del mio carrello. Con questa posso adoperare anche chiavi più piccole perché ho qui delle riduzioni. Questa qui è da mezzo pollice a 3/8, questa qui è da 3/8 a 1/4 di pollice. Utilissima. Un'altra cosa utilissima è questa prolunghina svasata. Questo qui vi permette di lavorare con un angolo di 30 gradi con una qualsiasi bussola. Come potete vedere, guardate, ha questo snodo che è più robusto di questo snodo qui, molto più robusto del cardano. Qui ho ancora chiavi fisse e poligonali tutte quante in pollici, più questa figata qui che sono delle chiavi a cricchetto in pollici. Queste le ho prese in vacanza, sarò, chiamatemi matto, ma io quando sono andato in vacanza ho trovato un hobby locale dove avessero le chiavi in pollici e mi sono fatto questo bellissimo kit di chiavi a cricchetto in pollici che non riuscivo a trovare in Italia. E qui abbiamo due scompartimenti grandi con vari piedi di porco, leverini, smontagomme. Qui abbiamo un set di brugole e Torx con loro porta Torx. E qui c'era la zona dei martelli e degli stuzzichini. Questa invece è una panoramica del wall. Cosa ho fatto? Su questa mensola che avevo in soggiorno anni fa ho montato questa morsa con due placchette d'alluminio in modo da non graffiare quello che vado a lavorare. Diciamo che questo è il banchetto figo, qui ci faccio tutti i lavori di fino. Come vedete c'è stagno per saldatura, i morsetti per la saldatura, nastro adesivo. Questo diciamo che è un po' più delicato come banco e ci faccio solo lavori di fino. Ho un po' di pinze e un po' di cacciaviti di primo impiego così da trovare subito al volo. Qui su ho un kit per poter fare i raccordi di tubi dei freni con la cartellatrice, la tagliatubi e una tagliatubi più piccola. Questa qui, eccola qui, piccolissima. Questa qui l'ho presa all'IKEA, era in un kit, in modo da poter andare a tagliare dei tubi negli spazi anche più ristretti. Alcuni chiavi speciali, pinze, e qui abbiamo ancora altre chiavi speciali. Qui abbiamo le chiavi per il Guzzi, la gomma per il filtro dell'olio, questo qui è per il mozzo
della ruota anteriore della Buell. Qua abbiamo un tirabotte che adopero anche come estrattori. Questo qui è per smontare la primaria della Buell. Questo qui è ancora un gancio per estrattore. E abbiamo diversi spazzolini. Ancora a fianco al banchetto da lavoro abbiamo quest'altro scaffale. Qui ho tutti i prodotti per la pulizia, lucidatura, sgrassatura e pulitura. La scatola con le vernici a spruzzo. Qui sotto ho un po' di materiali di consumo, dalle candele, filtri del gasolio, filtri olio, filtri aria, guanti in gomma. Qui ho tutto il reparto dei siliconi e quello che riguarda loctite, bloccaggi, autobloccanti, pasta per guarnizioni, pasta per marmite. Colle particolari, qua altro silicone, recipienti vuoti servono sempre, caricabatterie, qui sotto c'è tutto quello che viene smontato durante la lavorazione di una vettura, di una moto, in questo caso tutti i pezzi Jeep. Caricabatterie, e lì c'è, diciamo, un kit per fare la pulizia e sgrassare, quindi bacinelle, tanica di sgrassatore, la tanica nera per scaricare l'olio dalle coppe dell'olio e via. Per concludere, là c'è il muro del pianto, diciamo che è il muro dove appoggio i progetti da portare avanti, Per oppure quello che avanza, dai progetti che ho fatto, lì sono un po' di fari, lì sulla sinistra sono un po' di fari che devo utilizzare per fare le mie lampade, sculture in metallo. Lì ci sono due volanti, un momo e una calice preso in un negozio di ricambi che però non ho mai montato perché non mi piaceva la misura. Lì c'è il volante originale della Jeep, il copri serbatoio originale della Buell, quella puleggia lì che è rimasta in dimenticatoio, puleggia pompa acqua del Corvette, guarnizioni varie, dischi freno, e qui c'è ancora una scaffatura con minuterie dove ho un po' di tutto, gomma e plastica. Qui ho tipo pomelli in plastica, c'è anche questo sottomarino. Pomelli in plastica, tamponi in gomma, tubi di gomma, insomma tutto quello che riguarda i materiali di consumo delle vetture e delle moto, con valvole di non ritorno vacuum o servofreno, come in questo caso, tutte le rondelle cromate, supporti marmitta, tamponi in gomma, un po' di tutto. Ragazzi, il giro in officina è finito. E sì, ci sono voluti un po' di anni per riuscire ad arrivare a questo livello, soprattutto per accumulare attrezzi e senza spendere troppi soldi. Ho sempre buttato l'occhio sui vari siti di aste e di annunci online, e ogni qualvolta vedevo un attrezzo in offerta o svenduto, correvo immediatamente a fare il bonifico, bloccarlo e acquistarlo. Mi raccomando però, se anche voi fate così, occhio alle truffe, perché è sempre dietro.